Clan & Ranch, siamo con Mara Ragni, lei è l'anima di questa manifestazione, di questa grande gara. Com'è stata quest'anno? Anche quest'anno devo dire che è andata molto molto bene, abbiamo avuto grande affluenza dai ropers, eravamo più di 50 ropers e più di 100 team iscritti, quindi direi davvero un successone. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, in orario, quindi è stata veramente una grandissima gara. Gruppo di vitelli un po' impegnativo quest'anno? I vitelli sono stati molto impegnativi quest'anno, soprattutto alcuni difficilmente salivano nell'altra parte del pen e quindi ci sono stati molti no time a causa di questa cosa. Sì. Hai partecipato a tante gare anche in America, com'è il livello che abbiamo qua in Italia? Devo dire che per quanto riguarda il ranch roping, quest'anno con il Trim & Doctory abbiamo raggiunto un ottimo livello, direi davvero quasi paragonabile a certi ranch rodeo che si vedono in America. Per quanto riguarda il traditional ranch roping, secondo me invece c'è ancora un pochino da lavorare, sì. State già organizzando, state già preparando l'organizzazione del prossimo anno. Ci saranno novità? Ma allora, novità ci sono sempre, noi speriamo sempre nella novità e molto probabilmente il prossimo anno ci saranno questi nostri amici oltreoceano. Sam e Shirley Redding ci hanno promesso che non mancheranno la prossima edizione. Loro arrivano dal Montana e proprio in questi giorni Sam ha partecipato a una gara, la Pro-Am di Buck Brannaman come professionista ed ha vinto, quindi direi che il prossimo anno sarà un grandissimo onore ospitarlo. Grazie mille, complimenti per questa manifestazione riuscita molto bene. Grazie, grazie a te per le tue foto e insomma speriamo di rivederci il prossimo anno.